Bentrovati amici di Radio Italia 5, la radio del Centro Italia, a casa Rinaldi. È tempo di fare un'altra bella intervista a un'amica importante, a cui voglio mondo di bene. La vedete dietro di me, eccola lì sul monitor. È con noi la splendida, la grande rocker italiana Pia Tucitto. Ciao! Ma quanto ti voglio bene, io Daniela, da quando, innanzitutto ciao, da quando Ciao! ti ho conosciuto sei entrata proprio nel mio cuore e poi sei della famiglia di Radio Italia 5, quindi per me Gianfranco, Lana, tutte le persone Ti che voglio vengo, bene. voglio bene proprio a livello affettivo dall'infanzia, quindi Mi cioè, fa per me piacere. fare interviste con te non sono neanche interviste, è un piacere potersi ogni tanto sentire anche virtualmente e spero di farlo anche fisicamente perché comunque sia è bello proprio scambiarsi più chiacchiere a parte l'intervista, ecco. È vero, è vero. Le nostre sono praticamente chiacchierate, anche se ci conosciamo da poco è come se ti conoscessi da sempre, anche perché poi quando sto con l'Anna non fa altro che parlare di Pia, 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 e faceva questo e faceva quest'altro, e quando andava a scuola e veniva da noi, cioè Facevo così, praticamente. facevo chiodo parecchio. Perché la musica, soprattutto la Sì, radio ha un fascino incredibile. che è micidiale, non si può. E Radio Italia 5 è una radio molto potente, poi del centro, cioè una signora radio, mi ha sempre accolto, gli speaker che avevo lì mi hanno sempre accolto anche per passare delle mattinate che io odiavo ragioneria, non la scuola, perché io poi mi sono laureata, quindi sono una Infatti. che ha sempre studiato. E la cultura non finisce mai di apprendere perché io sono una persona molto curiosa, però proprio quella materia era abbastanza ostica, quindi io passavo le giornate, le mattinate, un po' a Radio Italia 5 oppure in palestra a giocare cioè a passare il tempo, però mi sono anche diplomata, mi sono Beh, laureata. praticamente avevi sbagliato la scuola e l'indirizzo delle scuole superiori, poi dopo è No, andata a me mi bene, hanno però. costretto a farle quelle scuole lì, perché i miei genitori, la mia mamma soprattutto, mi ha costretto perché la faceva il mio fratello, lo devo fare io. E invece io sinceramente avevo questo pianoforte a casa da quando avevo 5 anni, che piaceva suonare e volevo fare il conservatorio, non mi sentivo di fare Ragioneria. fatture, cioè a me anche gli sconti, cioè, a parlare di queste cose mi viene il vomito. E quindi io quando c'erano come si chiama, i compiti in classe, o copiavo e devi avere anche l'arte di copiare perché devi essere brava, oppure facevo chiodo. E E quindi me la quindi sono hai cavata, lavorato. però sono arrivata all'obiettivo, mi sono anche diplomata. Cioè, ti sei laureata e poi hai fatto una tesi anche sulla musica, e anche perché la Sì. musica praticamente è nata un po' con te, siete cresciuti insieme, come dici, con questo pianoforte, pianoforte che fa parte non soltanto con la chitarra, ma delle tue canzoni, dei tuoi testi, perché da Romantica Io a 7 aprile, sono tante le canzoni stupida per te, mamma mia, ma quella canzone mi fa morire, Pia, mi fa Quella canzone, morire. guarda, mi ha costretto la mia nipote Elisa a metterla. Mi fa: "Ma Perché? Pia, ma non la metti quella che è così bella?" L'avevo un po' lasciata nel cassetto, però c'ha una magia forte, quindi io l'ho accontentata, però non mi sono neanche pentita. E poi con Frank Nemola, che è uno dei due produttori che mi segue dagli anni 90, cioè dai miei primi dischi, dal mio Sì. primo disco, diciamo che gli ha dato quel cappotto, quella magia, ha seguito un po' quello che era il mio istinto, insomma, di farne pianoforte, perché se no io di solito prediligo la chitarra, anche se ti dico, io scrivo sempre col pianoforte. E quindi mi piace da morire. Poi mi piace anche il video, cioè, ho messo di mezzo anche Franco Simone, un amico che è stato subito al gioco, cioè, l'ho chiamato, gli ho detto: "Vieni, quando vieni, dimmelo." Non Ci aveva sono. neanche sentito la canzone, sapeva che poteva andare sicuro, sul sicuro. E quindi ora quello che devo fare in questo periodo, ora che mi sto preparando con Frank, è anche di organizzare dei nuovi pezzi, ma anche di interpretare, perché con Marina Garcia, che è stata quella ragazza autrice madrilena, io ho fatto tutti gli adattamenti, ha fatto lei in spagnolo, quindi ho già tutto pronto per fare anche tutte le versioni spagnole, che mi piace un Bello. sacco. Io so parlare solo con le frasi delle mie canzoni, in spagnolo. Sì, Beh, è già se no, da noi in Toscana le lingue non è che.
Voi avete già una lingua in particolare, te tu com'è che senti dire l'Anna? Perché te tu è troppo forte. Siete veramente originali, che poi siete i padri della lingua, tanto Dante e tutto il resto, a parte gli Dante scherzi. è stato diciamo, un po' di tempo in esilio lì, ha scritto una parte del Purgatorio, insomma ci sono dei posti molto affascinanti nella zona anche del Casentino, che avrà avuto modo insomma un po' di vedere. Poggi è proprio è molto caratteristica, è molto bellina proprio come paese rispetto all'Indiana dove c'ho la mia famiglia. Poggi è molto. Molto carina, devo dire che si sta poi divinamente, è tranquillo, un posto davvero molto tranquillo. Poi è carico di storia, perché dove nasce un po' l'Italia, no? Alla Punta Poppi, tutte queste storie qua. Sì. Comunque, torniamo adesso a parlare di Pia Tucitto. Pia Tucitto con le canzoni perché non è che soltanto tu hai scritto le canzoni per te, sei famosissima anche per aver suonato, lavorato per tanti anni con Vasco Rossi. Credimi, da quando io ho scoperto che la canzone E di Vasco Rossi l'hai scritta tu, ogni volta che ascolto quella di Vasco Rossi in radio, dico: ma Pia dov'è? ti giuro, Pia non so. c'è, la Pia c'è, la cosa è che io Però non cantata da so. te. Io, cantata da te, la amo di più adesso. Ma perché allora chi la conosceva inizialmente e chi mi conosce da sempre, la mia versione piace di più perché stanno benissimo innanzitutto la storia e anche l'intensità di come va cantata quella canzone. Poi ognuno logicamente se la fa propria perché l'interprete si chiama interprete proprio per questo motivo, ma chi la scrive, il cantautore, come in questo momento di canzone sono io, è logico che gli dà quella magia. E poi io ho giocato anche molto sull'arrangiamento, perché il mio arrangiamento era il pianoforte che senti, era di Giampaolo Brancato, insomma, era il mio arrangiamento del mio provino. E quindi io dovevo un po' staccarmi da quel famosissimo intro e fare una cosa diversa, più fresca, più chitarrista, come sono un po' io nell'apparenza. E quindi anche l'arrangiamento è molto bello, come sono riuscita a farlo. Poi l'ha Ma messo in bella racconta, opera. com'è nata quella canzone? Ma Com'è quella nata? canzone è nata stupidamente. Allora, quella canzone aveva un altro testo sulla violenza sulle donne. Addirittura. E, sì, era proprio completamente un altro testo, però sentivo che non era quella la canzone, il testo che doveva andare lì. E quindi c'era questo fidanzatino con cui stavo che mi diceva sempre: "No, ma non scrivi mai una canzone." E io ho detto, uffa, che vattene in bar, va dove ti pare, però, cioè, vattene via da qui. E quando è tornato, dopo 2 minuti, 3, ho detto, guarda, te l'ho scritta, e ora te la canto all'orecchio. E io ho cantato, e 2 o 3 minuti ti è sì, il bastato? tempo di andare in bagno un secondo, ecco, sì, che devo andare a fare la pipì, credo. È una Bella questa stupidaggine, cosa. come fanno tutti. Quanto mi piace sapere proprio come nascono come si diceva la genesi di questa cosa. Cioè, tu in 2 o 3 minuti hai scritto questa canzone Sì, ho per scritto questo io ragazzo. perché era un dialogo, capito? Mi aveva tanto stressato. Io allora non scrivo canzoni così. Io di solito mi sveglio la mattina, mi si accende una radiolina in testa, io ascolto quello che succede, lo registro nel cellulare o prima una volta nel Walkman, nel registratore, insomma, dove capita, e poi vado sul pianoforte, tiro giù gli accordi e vado direttamente al computer e l'arrangio, perché io sento anche la musica. In quel caso lì ho fatto una cosa che di solito è molto difficile, cioè sostituire un testo, però già che ero scocciata, io ho detto questo testo qui non ci sta tanto bene. Quindi mi è venuto di cantare sulla melodia di quest'altro pezzo, che appunto era io, ma non gli avevo ancora dato un titolo. Titolo. Ce l'ho nei quaderni a Bologna da qualche parte, perché io ho tutta una pila, una cassettiera piena dei miei quaderni da quando avevo, dagli anni 90 ad oggi. Quindi tutte le mie canzoni originali sono tutte lì, dove mi sono spostato con vari traslochi. In A chi andranno quelle? eredità? Sì, In perché. eredità sicuramente alla persona della mia famiglia che amerà di più la musica, spero, la Mocciosetta, che è nata da poco, che è una bambina meravigliosa, che è la figlia di mia nipote Elisa. Ma pensa, E addirittura. lei piace suonare, quindi l'ho appoggiata al pianoforte, e lei da quando è nata, che non aveva neanche 1 mese o 2, io me la mettevo sulle gambe e lei andava sul pianoforte e già faceva gli accordini, già mi seguiva e poi mi assomiglia molto anche fisicamente. Quindi credo, a parte gli occhi blu che non ha,
però è meravigliosa. Che bello. E gli voglio un sacco di bene e se lei farà musica, io gli darò in eredità tutto quello che riguarda il mio aspetto musicale, perché se è matta come me, farà musica, almeno è avvantaggiata con le canzoni. Grande, mi piace matta come me, ma il matto è la parte più bella del nostro essere, io la vedo così. Infatti, c'era mio padre, dice sempre: a te te pia che non ti, in dialetto così, chi non ti conosce, tu sei matta. In effetti, il matto è proprio l'originalità di tante persone, mi piace. Pia Tucito, poi c'è nel corso degli anni della tua vita, tu hai fatto un incontro particolarissimo, così è avvenuto a casa di Red Ronnie e hai incontrato Federica Lisi che in quel momento aveva scritto un libro Sì. dedicato alla grande Vigor Bovolenta che era da poco mancato per un infarto. E quindi con questo incontro con Federica Lisi è nato Io e Lei Tour, un progetto che nasce dalla vostra collaborazione. Adesso, prima di salutarci, parlacene un pochino. Guarda, velocemente ti devo dire che questo incontro magico, perché poi nella vita succede sempre così, perché è magico? Perché nell'arco di brevissimo, di mezzo pomeriggio, io nello studio di casa mia ho creato tutto lo spettacolo, lei ha selezionato delle parti del libro che si legano perfettamente con le mie canzoni. Canzoni non scritte apposta per il libro, ma erano già state scritte, ho scritto solo apposta Tu sei un sogno per me. Che lui, Frank Nemmann, il produttore, l'ha voluta proprio anche dentro come voce, perché è anche il direttore artistico del mio progetto, di lei. E Io e Lei è un alternarsi di, come ti ho detto prima, di musica Di e parole. parole, ma la bellezza di questa cosa è che l'originalità sta nel fatto che proprio sembrano scritte, cioè sembrano unirsi, la musica si lega molto con la lettura. E poi la band, la mia band, che ha messo unplugged gli arrangiamenti, quindi le canzoni sono sempre le mie, la band è sempre la stessa e noi ci vogliamo un sacco di bene, non abbiamo bisogno. Se lei mi dicessero vieni a fare un concerto stasera, io chiamo il mio chitarrista e i miei musicisti, non ho bisogno neanche di provare, Sì, ormai perché siete praticamente sono una cosa la mia sola. vita dagli anni 90, quindi sono quelle persone che tra l'altro abbiamo fatto anche l'università insieme, ci vogliamo un sacco di bene. Sì, è vero. Intanto io voglio invitare tutti quanti a seguire la tua pagina Facebook, Pia Tucito, anche il tuo sito internet, il tuo profilo, il tuo sito che è bellissimo, quello che vediamo dietro alle spalle, dove praticamente c'è la tua biografia, le tue foto, le tue canzoni, tutto quello che tu hai fatto dagli anni 90 a oggi. C'è qualche cosa che dici, azz, l'avrei voluto fare io? No, perché io se volevo fare qualcosa l'avrei fatta. È solo una questione di tempo perché dovrei avere due pie per dire quella la mando di là e mentre faccio quest'altra cosa. Perché mi piace molto quello che ho fatto e le scelte che ho fatto tutte finora. Non mi pento di niente e sono felice della mia libertà. Perché libertà, a me la popolarità non mi è mai appartenuto perché devi essere felice dentro, la musica io ce l'ho dentro. A me, sinceramente, di comparire dappertutto non mi ha mai interessato perché io odio le persone che mi vengono addosso e mi danno. Cioè, capito, la popolarità ti dà anche questo. Sì. Infatti, io vedo, ho visto anche delle biografie di tanti musicisti, di tanti cantanti famosi, cioè, hanno fatto delle vite allucinanti, ma io preferisco avere meno popolarità, avere Ma invece più una stima tranquillo. musicale perché mi stimano tutti a livello internazionale, quindi è più bello sentirsi apprezzata e non fare delle cose tanto per Vero. invece essere Verissimo. Ho visto che poi anche in Argentina vai molto forte. in Argentina, molte come ti posso dire realtà show. Infatti, una di queste verrà a Bologna ad aprile, viene da Buenos Aires, è Gabriella Malusa che fa parte di Sitrica Radio. Poi c'è anche l'altra radio di Radio TV che è di Dino Sammito. Insomma, io ho tante persone che mi stanno anche aspettando, ma queste vengono anche quest'estate, vengono a trovarmi in Bene. Italia. E quindi è bello perché negli scambi così sono nate delle collaborazioni. Loro Sì. sono venuti, per esempio, Dino è venuto in Italia a conoscermi e poi ha promosso sempre la mia musica. Hanno fatto un adattamento di 7 aprile che registrerò a breve in argentino più che spagnolo. Spagnolo, Sì. diciamo, è una cadenza e l'argentino un'altra. Diverso. E quindi
e con Irma Strangeli, che sta a New York, e a Las Vegas la Laura Carlini. Cioè l'America. Per quando fai l'audio in radio, per quando farai il video della versione argentina della canzone per Radio Italia 5 TV, mi raccomando, canale Ma assolutamente 650. sì, perché io Radio Italia 5 l'avevo messa in contatto anche con via Radio TV, che sono tutti amici miei. Quindi abbiamo fatto un gemellaggio una volta con chi cercavano una radio, io ho indirizzato, infatti c'è stato uno dei vostri collaboratori che è stato intervistato, eccetera. Bene, bene, anche Quindi. perché ci piaci, Pie, tifiamo per te, ti vogliamo un mondo di Grazie, ma bene, io tifo tanto. anche per voi perché non c'è cosa più bella di non essere invidioso, di avere la voglia di È condividere vero, e di è vero. scambiare le forme È di il dono, arte. allora, nascere senza invidia e gelosia è il dono più bello che la vita ci possa fare, secondo me, io lo dico sempre, Ma io sono così perché... da quando sono piccola, quindi Ti capisco, sarà il perché... mio segno zodiacale, sarà cosa ti pare, la mamma mi ha insegnato così. Ma no, è che siamo noi dentro così, perché poi si vive bene, si vive con il cuore pieno di gioia, non pensi ad altro, pensi No, no, soltanto alla assolutamente tranquillità. sì. Infatti, viva anche la libertà di linguaggio. Io, se ti devo dire una cosa, te la dico, non me la tengo perché, a parte che non serve a niente, e poi non riesco a dire le balle, non ci riesco proprio, più forte di me. Io sono Giusto. abbastanza molto sincera e schietta. Quindi ti ringrazio. Ringrazio il mio Gianfri, io lo chiamo così, Gianfranco Ballerini, l'Anna Brilli, che è, te lo giuro. Adorabili. Verrò presto a fare una rimpatriata, anche perché mi mancano. Che io, ogni volta che vado giù, io chiamo sempre. Sì, E non c'è stata una volta che io non sia andata giù e l'abbia fatto senza chiamarli. Quindi. no, ma ho sentito, perché poi vi ho sentito te e Anna parlare al telefono, siete proprio legate, ma poi Anna parla Sì. sempre di te, perché Pia, perché Pia, perché Pia, cioè, quindi ti Sì, conosco assolutamente. di più di quello che si possa immaginare. Pia, io ti ringrazio davvero tanto e quindi se hai qualche cosa da fare, qualche promozione, qualche novità, noi ci siamo e mi Assolutamente raccomando, sì. uno squillo, un Sì. Grazie, messaggino. Bene. assolutamente sì. E poi il mio sito è sempre piatucito.net e lì si può anche acquistare per chi lo volesse il vinile, il CD perché è ancora in vendita. Grazie, grazie a tutti. Benissimo. Ciao Dani. Ciao, Ciao. ciao, ciao. Ciao.